agenti immobiliari, insomma tutto ciò che ruota intorno all'immobile è praticamente tutto in mediazione ormai. Ma non solo. Attenzione che però non dimentichiamoci che quelle sono le materie obbligatorie, ma per legge si può andare in mediazione per qualunque diritto civile disponibile. Possiamo rinunciare a qualcosa? Come possiamo se possiamo rinunciare perché è la nostra disponibilità e quindi potremmo andare in mediazione. Quali sono quelle obbligatorie? Condominio, impugnazione di delibera, recupero del credito, rispetto al regolamento. Poi qualcuno di voi potrebbe dirmi: no, ma per il recupero del credito posso fare il decreto ingiuntivo senza andare in mediazione. È vero, perché decreti ingiuntivi, sfratti e provvedimenti d'urgenza, per la loro caratteristica, consentono di non fare la mediazione, qualunque sia la materia, consentono di non fare la mediazione. Non solo, se scelgo di non fare il decreto ingiuntivo, sono obbligato a fare la mediazione, perché l'obbligo derivante dalla spesa condominiale è un obbligo derivante dall'approvazione del preventivo e dall'approvazione del rendiconto, e quindi da un articolo compreso tra il 1117 e il 1139 del codice, materia obbligatoria di mediazione. Se tu raggiungi un accordo in mediazione e una delle due parti, nel caso di specie la parte che dovrebbe pagare e non sta pagando, ad esempio di un recupero al credito, tu non devi più fare il decreto ingiuntivo. Vai direttamente in esecuzione. Porti, anziché portare il decreto ingiuntivo non opposto, dico non opposto perché è vero che nel condominio è immediatamente esecutivo uno stato di opposizione, ma chi è che mette in esecuzione un decreto ingiuntivo se è in corso un giudizio di opposizione? Credo nessuno. Quindi, anziché portare il decreto ingiuntivo non opposto dagli ufficiali giudiziari, porto il verbale di mediazione, che non è opponibile per definizione. Il vantaggio del verbale di mediazione è che non è opponibile. Perché non è un vantaggio da poco. Per l'amministratore condominiale, che nell'opposizione ci rimette solo lui, perché poi magari non è un motivo di opposizione utile a non pagare, attenzione, è pretestuoso quello del condominio, ma il giudice muta il rito, ti manda in mediazione obbligatoria, allora mi chiedo perché non l'ho fatto prima, nomina un CPU e fa emergere tutte le criticità nel rendiconto che normalmente sono attribuibili a come l'amministratore ha fatto il rendiconto. E quindi in realtà il condomino che vantaggio ne ha? Magari non di non pagare, ma di denigrare l'amministratore. Stavo usando un altro termine, ma non conveniale, non era carino. Di denigrare l'amministratore. Se io amministrassi non mi farei denigrare a basso costo. Farei la mediazione, cercherei di trovare accordi, dimostrerei al condominio di aver, col costo di 3 decreti ingiuntivi ne ho fatti 9, 10. Se 3 decreti ingiuntivi costano 6.000 euro, 5.000 euro, faccio 20 mediazioni, più o meno. 20, 25 mediazioni. Approfitto dell'interruzione per non... A noi come mediatori immobiliari interessa molto quell'aspetto lì della controversia nel passaggio di proprietà, salta fuori una piccola difformità, la evidenzio, blocco l'atto, non presenzio, vi discorrendo. A che stadio di questa procedura riesco a infilare l'esenzione fiscale della prima fascia di 50 euro? Ottima domanda, grazie per la domanda, perché sennò l'avrei detto. È vero, per capire. Se c'è un motivo. Allora, il notaio, chiedete voi se pane e notaio mangiate, pertanto il notaio quando lo sentite dite: ma è vero che io se faccio un trasferimento di diritto reale nell'ambito di un procedimento di mediazione, tu notaio fino a 50.000 euro se è prevista il registro non me la fai pagare? Perché per esempio sul nuovo a IVA non è previsto, è il registro l'imposta. Sì. Però vabbè, la maggior parte delle compravendite vengono a registro e quando ho reverse charge o comunque ipotecaria catastale ho un 4 lo stesso tra ipotecaria e catastale? 2. Sì, 0,50 e 0,50. Esatto, sì. Ok. Quindi voglio dire, l'unico caso è IVA pura. Sì. In tutti gli altri casi un po' di registro ce l'ho. Ok. Alla peggio, però è poca roba, ho l'imposta fissa. Alla peggio. Comunque. In che stadio? Allora, nel momento in cui so che non vado al notaio, mi arriva la lettera che mi dice: noi non ci presentiamo perché, e faccio delle contestazioni più o meno campate in aria, ma lì è il momento di avviare la mediazione. Se io avvio la mediazione
trovo l'accordo e alla fine si trasferirà il bene o durante la mediazione o dopo, perché l'accordo sarà: concordiamo di non rogitare entro 3 mesi ma entro 9 mesi, quindi magari non tengo aperta la mediazione, è come se rinnovassi il preliminare all'interno della mediazione fondamentalmente. Con quel verbale il notaio dice: ah, ma io sto rogitando qua l'effetto di un'intervenuta mediazione civile e quindi fino a 50.000 ti applico l'esenzione. Il notaio si sentirà più tutelato se lo chiamate in mediazione, cioè se viene lui in mediazione. Tant'è vero che tante volte l'ultimo incontro di una mediazione di questo tipo viene il mediatore dal notaio, cioè come voi andate dal notaio, agenti immobiliari, anche il mediatore civile viene dal notaio e si fa il verbale di mediazione, che è l'atto notarile declinato all'interno del verbale di mediazione. Noi come organismo mandiamo la bozza del verbale di accordo al notaio, sarà un incontro conflittuale, un altro incontro dove si definiscono le basi dell'accordo, dopodiché a queste condizioni siamo d'accordo ad andare dal notaio. Un rinvio per definire la data dell'atto, la mediazione si tiene aperta e l'ultimo giorno, l'ultimo incontro di mediazione coinciderà col giorno dell'atto. Questo è uno scenario. L'altro scenario è: non sappiamo quando rogiteremo, ma l'accordo l'abbiamo raggiunto, comunque entro 10 mesi, ad esempio, non teniamo aperta la mediazione, anziché avere il preliminare avrò l'accordo di mediazione, che è come se fosse un preliminare in quel caso. Che non viene registrato all'agenzia delle entrate, perciò. No, allora, se voi registrate, se voi avete registrato l'originario preliminare, tenete l'originario preliminare. L'accordo di mediazione deroga l'originario preliminare e andate direttamente al notario. No. Se voi non avete registrato l'originario preliminare, vi toccherà registrare l'accordo di mediazione. Escludiamolo perché è obbligatorio. No, esatto, sì, escludiamolo perché è obbligatorio. Quindi avendo registrato il primo è una modifica di accordi di quello però. Sì, un riferimento termini, un aggiustamento di una compensazione. Cosa farà il notario? Prenderà il preliminare e riporterà gli estremi della sua registrazione. Richiamerà l'accordo intervenuto in mediazione e applicherà l'esenzione fino a 50.000 euro. Rendete conto che vantaggio chi di voi fa l'agente immobiliare anche consigliare questa cosa al proprio cliente? Cioè un vantaggio non da poco. Innanzitutto vi consente di consolidare i rapporti, perché poi nel momento in cui salta una vendita è facile dare la colpa all'agente immobiliare, no? Da parte di uno, da parte dell'altro, insomma. Basta scaricare le responsabilità da se stessi, il più prossimo va benissimo, no? Per i condomini, gli amministratori di condominio, che sono colpevoli di tutto, giusto? E per l'agente immobiliare ha un rapporto meno conflittuale l'agente immobiliare, perché non è un rapporto quotidiano. E però l'acquirente in questo caso ha affrontato una lite, però ne ha tratto un risparmio fiscale. Ha tratto un risparmio fiscale. Posso anche dirvi di più: non c'è scritto da nessuna parte, se non nella prassi, che le imposte le paga chi compra, giusto? È la prassi che lo dice. Possono anche stabilire di dire: facciamo metà per uno del vantaggio fiscale che hai. Risparmi 4.500 euro? Facciamo metà per uno. Bisogna inserirlo nell'accordo.